storia. Bruno, non andare via. No, ma per il premio che la signoria ha voluto assegnare ad uno dei fanzini più presenti in questo inizio stagione. Siamo pronti? Allora, ora il Pacomagni, prima giornata di visione del circuito qui a Monticiano, che effetto? Ma buon effetto, è stato molto utile venire a vedere queste prove. Sono stato di fianco al mossiere, a Enzo, è stato molto utile, perché ho una persona con molta esperienza, quindi un po' nei dettagli mi ha spiegato tante cose. Devo dire che stare sopra è un compito senz'altro molto difficile, quello del mossiere, perché devi mantenere tanta concentrazione, freddezza. Poi qua c'è una situazione, senz'altro il giorno del palio, con il vento che sarà molto sentito da tutti i tifosi. Non si dice cose da tutti i contradaioli e quindi niente, sarà veramente una cosa completamente diversa, secondo me. Pensa di fare una prova magari a Mosciano, giusto per capire qualcosa, per non trovarsi subito la mattina della tratta? No, come programma sarà la prima prova, sarà come dare richiesta dei capitani, se non sbaglio, perché il sindaco invece aveva ipotizzato questa cosa. Sì, però secondo me è stato molto utile oggi e poi il momento. Ogni mossa è diversa da un'altra, quello l'abbiamo visto anche stamattina. Ecco, la prima mossa subito con il cavallo giù per il problema di canapo. E che cosa ha pensato in quel momento? In quel momento Mossiere è stato molto bravo, perché ha mollato subito, perché sennò secondo me sarebbero caduti altri due cavalli che sono buttati sul canapo alla fine. Ha salvato, diciamo, il salvabile, è andato anche bene così, perché se no fosse arrivato un filo in ritardo sarebbe andato a pezzi, secondo me. Lei pensa di avercela questa velocità? Ma stamattina, stando a fianco, i tempi di reazione erano quelli, poi dopo dobbiamo vedere riflessi e piede. Lei sa che... Dunque, lei è l'uomo di cavalli, sono uomo di cavalli, tra l'altro un completista, quindi a colpo d'occhio quali sono i suoi commenti sul tipo di cavallo da paglio che stiamo selezionando ormai dal 2001? Ma cavalli che abbiamo visto stamattina, questi cavalli comunque con una bella condizione, tenuti bene. Secondo me ci sono adesso l'ultima mandata, a mio avviso è stata forse quella con un gruppo di cavalli, a parte il cavallo che si è fatto male, che abbiamo visto prima all'arrivo, il grigio, probabilmente sarà morto, niente di grave. Però devo dire, come l'ultimo gruppo è il gruppo che mi è piaciuto in assoluto, perché ho visto dei bei cavalli, il cavalli anche comunque si sono comportati quando erano dentro nel canapo, erano tutti sereni, e quello è anche molto importante, perché secondo me sono cavalli anche un po' troppo nevrili e rischiano di logorarsi un po' troppo prima della partenza, ecco. Poi dopo lì appunto sarà la scelta dei capitani. Senta. Parto Lambrosione, che cosa ha suggerito? Ma Bartolo, niente, quello che ci si è detto con Barti, appunto rimanere massima freddezza, molta concentrazione e poi si vuole sempre un pizzico di fortuna come tutte le cose. No, beh, senz'altro tutti i consigli sono
poi appunto gente che ha vissuto diversi pagli, gente, tutta esperienza, ed è giusto cioè, prendere farne bagaglio di questi consigli, perché senz'altro è molto utile. Cioè. Quindi comunque da ora al palio ritornerà a vedere alcuni addestramenti oppure no? Adesso parlerò un attimo col sindaco e ci metteremo d'accordo. Mi piacerebbe sì tornare a vedere ancora qualche... Il palio non l'ha mai visto? Mai, mai. Prima volta. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Credo.